Oggi vi presento il libro Il guardiano dei mondi di Steph Efir con Giulia Gubellini, edito da Magazzini Salani. Un nemico invisibile, una voragine senza fondo, la nuova incredibile avventura di Steph Efir. Dopo una notte affollata di incubi, Steph Efir si risvegliano in una selva fitta di alberi neri, sotto la minaccia di tre spaventose creature. Mentre cercano di fuggire, giungono al limite della boscaglia. Davanti a loro si spalanca la fossa, una profonda voragine fatta di anelli concentrici, di cui è impossibile vedere la fine. Pian piano, tra i ricordi annebbiati, nei ragazzi si fa strada un'inquietante consapevolezza. Oltre il bordo scivoloso di quel precipizio, li attende la missione più rischiosa della loro vita, calarsi nell'ignoto per raggiungere l'essere che si annida sul fondo. Il guardiano. Un nemico sfuggente, tentacolare, che si diverte a rapire e imprigionare le vittime all'interno del suo folle universo, costringendole a scontrarsi con le loro paure. Per i protagonisti incomincia un viaggio sorprendente, tra lande desertiche spazzate dal vento e boschi dalla vegetazione lussureggiante, città labirinto e montagne gelate. Guidati dall'intuito e dai nuovi amici incontrati lungo il cammino, i ragazzi affronteranno minacce sempre più spaventose, fino alla sfida finale, la più terribile di tutte. Steph e Fear sono i protagonisti di un epico scontro tra il bene e il male, un'avventura ambientata in un universo infernale, in cui niente è davvero come sembra. Questo libro è Il guardiano dei mondi di Steph e Fear, con Giulia Gubellini, edito da Magazzini Salani.